Il cinema è diventato molto ecologico, abbiamo dei protocolli molto serrati su derivazione da quello che ormai è senso comune, per fortuna. I paesaggi sono il nostro straordinario scenario a cielo aperto. Tutto questo si è unito il lavoro di quest'anno che ha formato delle maestranze molto specializzate, dei talenti che fanno crescere l'economia di questo territorio. Sta arrivando a 0,07, 12 milioni di euro, un punto di PIL della Basilicata. Penso che in questa cifra ci sia tutto il discorso. Avete in cantiere altri progetti, 007 è naturalmente importantissimo, sicuramente avete anche dei progetti di sviluppo per i locali, cioè per i registi locali e per le produzioni locali, se ci può fare qualche anticipazione. 2019 è l'anno di Materia Capitale Europea della Cultura, sosteniamo tre progetti molto importanti, il documentario Vado verso dove vengo di Nicola Aragone che sta girando tutto il mondo, un film del maestro Macalbaf che è pronto per essere uscito e andrà in festival molto importanti e poi un progetto di sperimentazione su realtà aumentata su Rocco Scodellaro che ha coinvolto registi di tutta Europa che permetterà ancora una volta di farci notare come il cinema della modernità che si coniuga a quello grande, adulto ed ecologico. La contaminazione tra cinema e televisione oramai è sempre più frequente. Ci sono grosse produzioni o comunque produzioni interessanti riguardanti la televisione in arrivo? È già annunciato nei palinsesti, sta girando lo spot di Imma Tataran che lo seguiamo da anni, sta per arrivare, incrociamo le dita perché potrebbe essere un prodotto di grande serialità sul modello Montalbano.